Ragazzi, ciao! Eccomi qua finalmente in compagnia di Noemi. Quindi esisto, Gaia non era pazza. Oggi siamo qui con un nuovo video. Come avete visto nell'anteprima, abbiamo creato un mascara 100% naturale dopo diverse ricerche. Poi alla fine del video lo vedrete bene in una parte dove vi mostriamo proprio l'applicazione del prodotto e devo dire che ci troviamo benissimo. Contiene un sacco di ingredienti nutrienti e fondamentali per le nostre ciglia ed è 100% naturale. Non è altro che un'emulsione colorata e infatti non abbiamo potuto farla prima perché ci serviva un elemento importante che è un misuratore elettronico di pH, in quanto l'emulsione essendo colorata non potevamo utilizzare le normali cartine tornasole. Non ci provate perché restano sporche di nero, quindi è inutile. Se voi non potete misurare il pH delle preparazioni, specialmente per il viso e per gli occhi, non le fate assolutamente. E vedrete come si utilizza il pH-metro in questo video, però a breve pubblicheremo un video dove spieghiamo bene cos'è e come si usa. Quindi adesso vi lasciamo la ricetta in sovraimpressione, poi passiamo al procedimento e ci vediamo sempre qua alla fine del video per farvi vedere il prodotto finito. A dopo, ciao! Cominciamo a formare il nostro gel, quindi pesiamo la glicerina e versiamo a pioggia la gomma xantana. Mescoliamo per fare disperdere la xantana all'interno della glicerina. Adesso aggiungiamo l'acqua distillata e mescoliamo. Mentre aspettiamo che si formi il nostro gel, prepariamo la fase grassa. Iniziamo pesando l'olio di ricino. Adesso aggiungiamo il coco caprilate. Aggiungiamo i trigliceridi. Adesso aggiungiamo il tocoferolo, la vitamina E, che farà benissimo alle nostre ciglia. Adesso aggiungiamo il primo coemulsionante, il glicerin stearate. E adesso aggiungiamo il metilglucosio sequisterato. Adesso andiamo ad aggiungere il nostro pigmento minerale, cioè l'ossido nero, e ne pesiamo 3 grammi. Adesso abbiamo pronte la fase A, quindi la fase acquosa, e la fase B, la fase grassa, con gli oli, gli emulsionanti e anche il colore nero. Non dobbiamo fare altro che fare scaldare entrambe le fasi, però non fatele scaldare troppo, altrimenti l'acqua potrebbe evaporare o gli oli potrebbero bruciarsi. Appena la fase B sarà completamente sciolta, la verseremo all'interno della fase A e frulleremo tutto con il mini pimer. Adesso entrambe le fasi sono calde. Innanzitutto trasferisco la fase A in un contenitore più grande perché questo è troppo piccolo per mescolare tutto con il mini pimer. E adesso inserisco prima metà della fase B e frullo il resto della fase B. Adesso la nostra emulsione si è finalmente raffreddata. Mi raccomando, controllate che sia fredda, altrimenti il pH-metro si rompe. Innanzitutto andiamo ad aggiungere la fase C, quindi i nostri attivi, cioè le proteine del grano e il conservante. Il momento di utilizzare il nostro pH-metro, quindi lo accendiamo e adesso lo andiamo a inserire all'interno della nostra emulsione. Come vedete, il pH è perfettamente attorno al 7, in questo caso proprio di 7 e 1, quindi non c'è bisogno di regolare il pH. Quindi adesso dobbiamo pulire il nostro pH-metro utilizzando della normalissima acqua di bottiglia. Mi raccomando, non utilizzate l'acqua distillata. E poi possiamo confezionare il nostro mascara.
Come vedete, abbiamo inserito il mascara in questa confezione riciclata che abbiamo precedentemente pulito. E lo abbiamo inserito all'interno con una siringa, quindi prendete una siringa, togliete l'ago, prelevate il prodotto e lo inserite all'interno. Vi lasciamo adesso l'applicazione, come vedete potete fare più passate e l'effetto sarà sempre migliore. Quindi questa è la fine del video e ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao. Eccomi ritornata in compagnia di Noemi. Gaia quindi non era pazzo.